Stop Sexual Tourism, richiesta a Riggio, presidente ENAC, modifica carta del passeggero. Vant create site? Fint free word prestemesa and plugins. La lotta al turismo sessuale minorile sarà lunedì prossimo al centro della conferenza istituzionale che si terrà lunedì prossimo, 3 luglio a Palermo, presso la chiesa San Mattia ai Crociferi, a partire dalle ore 10.30 alle ore 13. La conferenza è organizzata da Meteonlus, presieduta da Giorgia Butera in collaborazione con Equat Italia ed EBIT. L'incontro costituisce l'occasione per ufficializzare la richiesta al presidente ENAC, Vito Riggio, di inserire all'interno della carta del passeggero i riferimenti della legge 269/98 di contrasto al turismo sessuale minorile, e la diffusione in tutti gli aeroporti italiani del poster Stop Sexual Tourism, volto a sensibilizzare i turisti in transito, spiegano gli organizzatori. La conferenza ha ricevuto il patrocinio de la Presidenza del Senato della Repubblica, la Presidenza della Camera dei Deputati, il Comune di Palermo, l'Università degli Studi di Palermo, Zonta, ENAC, AS Aeroporti, OSPD, GESAP, SACHI S.P.A., Lega Navale Italiana Sezione Palermo Centro, AGIUS, Antigone, Rainbow Web, Innervel, Club Palermo e Mondello, Istituto HFC e Symposium. L'EBIT giunge quest'anno alla 10ª edizione dell'Osservatorio per l'applicazione della legge 269/98 e codice di condotta dell'industria turistica, che negli anni ha messo in luce il declino dell'attenzione sul fenomeno, a causa del vuoto legislativo da un lato, e della disintermediazione turistica dall'altro. I dati d'indagine evidenziano uno scenario in calo circa l'attenzione al fenomeno, se la tendenza è ormai chiara, appare necessario innovare anche nell'attività di osservatorio, dice ancora Meteonlus. L'iniziativa di Palermo sarà promossa dall'EBIT anche mediante una precisa azione di comunicazione nei confronti degli operatori turistici italiani, ed in particolare quelli. Attraverso una immagine, comunicazione, appositamente realizzata, sarà infatti inviata una demo ad un target profilato di tour operator, network di agenzie di viaggio e altri operatori turistici dell'intermediazione italiana, sensibilizzati ed informati attraverso una locandina. Nei mesi a seguire si prevede la realizzazione di altri momenti di comunicazione. Nel centro, Nord Italia, cui verranno invitati, tra gli altri, le unità specializzate della pubblica sicurezza e della magistratura. Sin dall'inizio, l'associazione Meteonlus ha focalizzato la propria attenzione, il proprio interesse ed il proprio impegno umanitario internazionale nei confronti della schiavitù sessuale, quale matrice comune di chi è vittima di matrimoni forzati. Spose bambine, ragazze alle quali viene negata l'istruzione, donne utilizzate come merce di scambio, donne vittime della tratta. E così, seguendo il nostro naturale percorso abbiamo deciso di porre i riflettori sul turismo sessuale riguardante i bambini, dice la presidente Giorgia Butera. Quando parliamo di questa tragedia ci riferiamo a uomini, ed in qualche caso, anche donne, che comprano ed abusano oltre che dell'umano, della povertà economica e sociale aggiunge tutti i bambini del mondo hanno il diritto ad essere amati allo stesso modo, e di vivere in modo sano e naturale. Non è accettabile, in alcun modo, che si debba partire per praticare turismo sessuale, il viaggio, è un'altra cosa. Il viaggio è istruzione, è svago, conoscenza, è cultura del vivere. Did you find app for Android? You can find new free Android games and apps